Eccoci qua, siamo tornati in diretta dopo i problemi tecnici con l'amico Roberto. Abbiamo provato a fare la condivisione via Skype, ma è qualcosa di letteralmente impossibile. Adesso probabilmente vedrete un video sulla mia pagina che è il fuori onda di prima. Ecco, Roberto Marcato guarda la trasmissione, quindi ci siamo. Salutiamo Valentina, Marinella, Laura, Graziella, Ivan, tutti gli amici che si stanno collegando. Eccola qua, Nicola, Flavio. Abbiamo il piacere di avere, come tutti i sabati, ormai sta diventando un appuntamento fisso. Roberto, ci vuoi salutare intanto? Buon sabato. Purtroppo questo è il massimo che a livello tecnologico riusciamo a fare come connessione, sono proprio È una impedito. cosa proprio di fortuna che noi siamo simpaticissimi per il collegamento. Questa tecnica davvero, cioè è un insulto alla voce di vedere un video, però noi ce la mettiamo tutto. Allora, scrivete innanzitutto se avete domande da fare, scrivetele nei commenti che io le farò all'assessore e vi risponderemo assolutamente in diretta. Allora, partiamo. Io partirei da una notizia che mi ha fatto un po' sorridere, no? Perché mi immagino come sarà andata ieri, no? E cioè, al fatto che ci sono stati dei macchinari che sono stati requisiti in Puglia. Macchinari che per le analisi che erano stati destinati al Veneto, prodotti da un'azienda pugliese, e il governatore della Puglia, Emiliano, aveva deciso di requisirli e non farli partire per il Veneto. È arrivata una telefonata del presidente Zaia al presidente Emiliano e i macchinari sono partiti subito per il Veneto. Allora, conoscendo il presidente, mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire il tono della chiamata. Cosa dici, Roberto? Sì, no, è che quando si dicono queste cose e ti viene in mente le parole roboanti che si fanno nei giorni istituzionali, quelli importanti in cui si parla di unità d'Italia, si parla di solidarietà, poi se immagino che sono 3 anni che ci scartavetrano le olive con il fatto che l'unica autonomia possibile è quella della solidarietà, l'autonomia solidale, cioè bisogna essere un corpo unico, bisogna, ecco. Poi, difatti, questa è l'Italia, perché insomma l'Italia è fatta da tante brave persone e poi è fatta anche da queste dinamiche qua. Per questo è il nostro paese, lo è sempre stato e non credo che cambierà nei prossimi anni. Ed è uno dei motivi per cui noi corriamo verso l'autonomia. Dobbiamo correre sempre di più verso l'autonomia perché qui stanno arrivando delle mazzolate al progetto dell'autonomia che arrivano dal PD, dai 5 Stelle, perché bisogna dirlo chiaramente, insomma, chi sono questi che si stanno mettendo di traverso, cioè ci sono dei nomi come Orlando, vicepresidente del PD, e Vito Crimi, che adesso se non sbaglio è il reggente o non so come lo chiamano, il nuovo guru dei 5 Stelle, insomma. Ecco, capiamo anche da questo si capisce dove sono arrivati e a che livello sono arrivati, che comunque hanno lanciato veramente delle bordate importanti, no? Contro il nostro progetto dell'autonomia. E su questo so che anche i nostri amici che ci seguono tutte le mattine, insomma, si sono espressi. Io penso che adesso, nel momento in cui passerà questa emergenza sul coronavirus, l'autonomia tornerà ad essere uno dei temi, anzi, il tema principale di quella che è la nostra battaglia, e di quella che è la battaglia del governatore. Questo rimane, no, secondo me, questo rimane comunque, a prescindere dal coronavirus, rimane la nostra stella polare, perché la viglia sta nel fatto che in piena pandemia qualcuno immagina che, visto che il mondo è cambiato e sicuramente avremo un mondo diverso nel post-pandemia, qualcuno immagina di poter raggiungere il risultato politico che ha sempre pensato di raggiungere togliendo l'autonomia, cioè fanno usano il dramma che stiamo vivendo per raggiungere uno scopo politico. Io questo lo trovo eticamente inaccettabile, perché è vero che le grandi fratture della storia condizionano, devono condizionare scelte politiche, è altrettanto però che deve essere fatto in maniera alta, cioè in tempi
faccia, tu ti metti là e fai le grandi riforme che un paese merita. Ma usi l'impatto emotivo di una pandemia per uno scopo politico. Questi signori questo stanno facendo, siccome sono sempre stati contrari all'autonomia. E perché sono così contrari all'autonomia? Perché l'autonomia dimostrerebbe in maniera inequivocabile quello che ha dimostrato la pandemia, e cioè che ci sono classi di dirigenti capaci di far funzionare la cosa pubblica, la sanità, i trasporti, la scuola, e ci sono invece... L'abbiamo perso sul più bello. Adesso riconnettere la chiamata. Oggi è un po' un disastro dal punto di vista della tecnologia, che non ci dà una mano. Sicuramente il discorso sulla responsabilità della classe dirigente è la cosa che probabilmente fa più paura, e perché denota chi ha saputo gestire bene l'emergenza e chi invece non l'ha saputa gestire, no? E quindi sicuramente questo è il tema che va portato avanti attraverso l'autonomia. Intanto saluto Patrizia, Ivan, Egidio, Fabio, sono collegati, Massimo, vediamo se risponde il nostro Roberto, ma oggi veramente è un disastro con i collegamenti. Allora saluto Sonio, Mirko, allora, se hai domande, ciao Mario, collegato, ti avevamo perso, abbiamo anche Mario Conte collegato che ci saluta, forza ragazzi, ciao Marione, un abbraccio, Marione. Magari nei prossimi giorni potremo, io la butto là, no? Però potremmo provare a fare anche un collegamento a tre, magari o con Marione o con Gianluca Forcolin, adesso visto quanto bene funziona. Io lancio le idee, dopo se tu vuoi tirarti indietro sul più bello, no, oggi è un disastro veramente, guarda ancora la connessione. Allora, grande Zaia, Patrizio, ciao Alberto, ciao Roberto, sono Egidio da Istriano, appena passato tutto andiamo a mangiare a San Ferdinando di Piombino Dese, sì, volentieri, speriamo che passi. Cosa c'è in Puglia, ci frega i macchinari, ci dicono il MES firmato. Allora no, il MES non è stato firmato ancora, anche se sembra che Conte voglia farlo. Io continuo intanto a chiamare Marcato. Ciao Noemi. Allora, l'Italia acquista dalla Cina e dall'India mascherine e a detta dei medici inutilizzabili, deroga le norme sulla certificazione. Sei finito in un non so dove sei oggi. Anch'io, però. Allora, a parte il fatto che secondo me di sabato mattina a quest'ora qua c'è il mondo collegato. Sì, c'è qualcuno che sta cercando di far saltare il nostro collegamento. Un sovraccarico di dati pauroso. Allora, Flavio ci chiede che l'Italia sta acquistando dalla Cina e dall'India mascherine, a detta dei medici, inutilizzabili, in deroga alle norme sulla certificazione. Nel contempo aziende italiane producono a loro rischio mascherine che non riescono a distribuire perché l'Istituto Superiore di Sanità non provvede la certificazione. Questo è assolutamente vero, anche perché ho visto delle nostre che si sono messe a produrre per andare incontro all'emergenza e fanno fatica. Siamo riusciti con l'Università di Padova, assieme al professor Dughiero, che ha messo attorno a sé una serie di specialisti, e attraverso un laboratorio di analisi, ovviamente certificato e qualificato, siamo riusciti a produrre un vademecum per le aziende che vogliono fare le mascherine. E trovate tutto sul sito della regione. Quindi chiunque di voi sia in grado di fare mascherine, va sul sito della regione e lì trova la nostra, diciamo, la spiegazione e il vademecum collegato, allegato, per poter fare le mascherine che oggi servono. Quindi lo diciamo ai vari imprenditori che ci stanno ascoltando, io l'ho scritto a tutte le associazioni di categorie e con preghiera di diffusione presso i loro associati. Però approfittiamo anche di questo momento per dirlo. Sì, anche perché dopo bisogna differenziare tra due tipi di mascherine. Perché ad esempio le mascherine che possono arrivare alla popolazione non hanno bisogno di certificazioni, basta che ci sia, che vengano marchiate con il fatto che non sono presidi medici e chirurgici. E queste possono essere distribuite. La certificazione serve per fare ad esempio arrivare nelle fabbriche, nelle aziende che possono lavorare. Sì,
E quindi per chi vuole produrre le mascherine per la popolazione non ha bisogno di autorizzazioni, basta marchiarle con marchiate quelle che sono state distribuite da Grafica Veneta e dalla Regione. Saluto Fede, Angelo, Firmina, Andrea Recaldin che ci saluta, Ciao Francia, tanti amici collegati. Michele chiede, ciao Alberto, autonomia al Veneto, ma per come la vedo io, se non ce la danno, allora togliamo le regioni a statuto speciale, non hanno più senso di esistere. Non credo che togliere l'autonomia agli altri ci dia grande sollievo, no Roberto, cosa dici? Sì, assolutamente. Sì. Infatti, anche secondo me non ha molto senso andare a togliere l'autonomia a chi ce l'ha già, semplicemente bisogna farla arrivare a chi la chiede. Poi ci possono essere delle regioni che non hanno intenzione di chiedere l'autonomia, ma un popolo come il nostro, secondo me, ha tutto il diritto di ottenerla, anche perché c'è scritta in Costituzione. E visto che la Costituzione l'hanno anche scritta quelli che adesso ci dicono che non si può fare, no? Noi chiediamo semplicemente di attuare quella che è la Costituzione italiana. Oppure, visto che ce l'hanno sbattuta in faccia per decenni questa Costituzione, che è la più bella del mondo, da quello che ci dicono, a un certo punto noi chiediamo semplicemente di avere quello che ci spetta di diritto, e l'hanno chiesto i Veneti con un referendum, quindi col massimo della democrazia. Andiamo avanti con le domande, intanto vi dico, amici che state seguendo, schiacciate condividete sulla vostra pagina questa diretta con l'assessore Marcato. Allora, Tony Spinelli ci chiede: cosa ne pensi dei sindaci pidioti lombardi che hanno attaccato Fontana dopo aver realizzato l'ospedale in fiera? Quando attaccheranno il governatore? Ma non so se c'è qualche kamikaze qua in Veneto, anzi sicuramente qualche kamikaze ce l'abbiamo, no, Roberto, che attacca il governatore, però mi sembra che fino adesso non abbia avuto grandi risultati dal punto di vista del comunicativo e di supporto. Se attaccano il governatore sarei veramente felice perché, ma altrove li aspettiamo in campagna elettorale. Io voglio vederli in campagna elettorale e io spero di incontrare in campagna elettorale insomma, gli avversari politici e sentire cosa hanno da dire, ma soprattutto io non vedo l'ora di incontrare in campagna elettorale le sardine. Ma ci sono ancora? Signore, Ci aiutami.
fammi incontrare le sardine, perché chiederò alle sardine, siccome loro come programma avevano, udite bene, perché sembra che sia passato un'era glaciale, ma era l'altro ieri, cioè la loro soluzione, il loro programma era che bisognava cambiare il linguaggio, le parole, cioè dovevamo togliere la violenza verbale, dovevamo togliere la fisicità nell'eloquio, dovevamo togliere gli attriti dialettici. Era questo. Tu, è chiaro, ma sul cuneo fiscale togliere parole, togliere cuneo, togliere fiscale. No? Sì, ma sul reddito di cittadinanza, togliamo pure reddito e togliamo cittadinanza. Ecco, non ricavere questa roba qua. Adesso io vorrei andare in campagna elettorale e chiedere, dimmi come cavolo fai a salvare una vita umana se non hai la terapia intensiva? Dimmelo. No, perché loro immagino che dicono, ma l'importante è dire buon coronavirus a tutti, vogliamoci bene. Basta odio, basta odio. Facciamo dei giochetti con ritagliando i foglietti di carta, prendiamoci per mano, cantiamo delle canzoni di pace, urliamo a tutti, bella ciao, e il virus se ne va. Questo succede. Fantastico. Fare gli origami, ecco. Fare gli origami, sì. Ecco, potremmo proprio chiederglielo. Tanto, sì. Mario, diamo anche qualche notizia, perché ieri è uscita la nuova ordinanza della regione, no? Che va a cambiare alcune cose importanti, quindi tutti gli amici che sono collegati è bene che sappiano cosa va a cambiare. Allora, innanzitutto adesso, quando uscite per fare la spesa, è obbligatorio coprirsi il naso e la bocca, quindi potete farlo se avete le mascherine, ormai penso che siano state distribuite praticamente a tutti, se no anche con una sciarpa, con un foulard, però l'importante è quando uscite coprirvi naso e bocca e usare i guanti quando si va a fare la spesa. Adesso i guanti diventano obbligatori all'interno dei negozi, agli esercenti è stato chiesto di metterli a disposizione per chi entra e ove non siano necessari, non siano reperibili, comunque che ci siano i disinfettanti per le mani all'ingresso, quindi questo è fondamentale. Per quello che riguarda il florovivaismo, quindi i garden e compagnia possono consegnare solo a domicilio, quindi non sono più aperti al pubblico, oppure si possono trovare i prodotti del florovivaismo all'interno dei supermercati. E come è possibile anche acquistare all'interno dei supermercati i prodotti di cancelleria, quindi penne, colori, quaderni anche per i bambini o comunque per averle a disposizione. Quindi, le cartolerie sono chiuse, però le potete comprare all'interno dei supermercati e questo è importante. Allora, Mirta ci chiede, dati i permessi come regione alle ditte? Questa è una questione, in pratica penso ci stia chiedendo come mai la regione non dà dei permessi di riapertura alle aziende. Bisogna dire che la regione adesso non può riaprire perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri impone che ci sia una riapertura data proprio dal Consiglio dei Ministri e le regioni possono solo inasprire quelle che sono le misure e non allentare le misure. Questo è stato anche. Edito dice, ciao Alberto, abitando sulla provinciale ti devo dire che la gente si sta comportando veramente bene. Ecco, questo secondo me, Roberto, è qualcosa che bisogna dire. I veneti si stanno comportando assolutamente bene, perché a parte forse un 1% di persone che ancora vanno a correre o comunque sfruttano, diciamo... Sì, ma i cipriori comunque sono una parte minimale, tutto ci sono, ci saranno sempre, è quello che... Viva Dio, ci sono. Però i veneti si stanno comunque dimostrando gente che le regole, soprattutto in questo periodo. Flavio, che aveva fatto la domanda prima sulle mascherine, si riferiva a quelle destinate ai medici, che sono arrivate attraverso la protezione civile, quindi 600.000 mascherine che non possono essere utilizzate e che erano marchiate come FFP2, quindi ad alta protezione, e si sono rivelate invece tarocche. Ecco, qui un ragionamento invece sui fenomeni del PD, no? Che ci criticavano per quelle che sono le mascherine made in Veneto che sono arrivate che sembravano carta igienica, no? Roby? Basta, io mi fa impazzire, sono quelli che vanno in visione a dire cortesia, non sono polemiche in questo momento qua. Cioè, le vostre mascherine fanno cagare. Cioè, attenzione, il presidente Zai ha sbagliato tutto fino all'inizio, ma non bisogna fare polemiche, però, eh. Cioè, attenzione, le polemiche non vanno
bene in questo momento qua. Beh, certo che avete fatto dei provvedimenti assolutamente inesistenti e inconcludenti e non avete portato le mascherine nelle case di riposo, non c'è la polemica, attenzione. Non c'è la polemica, cioè, hanno un concetto di non bisogna fare polemiche stranissimo. Cioè, questi qua, siccome non hanno niente di meglio da fare che andare a rompere le balle ai conducenti, lo fanno dicendo però che non bisogna farlo. Anche questo è molto suggestivo e tipico di una certa parte politica che evidentemente in asfissia sia di consensi che di argomenti non resta che fare questo. Adesso tutto è perfettibile, il presidente Zaia avrà fatto degli errori, io non lo so, avranno sbagliato qualcosa, sì, boh, forse, io non lo so, io so solo che sono grato a Dio di essere nato in Veneto e di essere nato. Ah, ma su questo sono d'accordo. Allora, Noemi Zanetti dice bravissimo Roberto, io inizio a essere un po' geloso di questa di cosa. Ecco, bisogna dire che Noemi Zanetti è una persona per bene intelligente, perché lei ha una, come dire, coglie la qualità delle persone. Infatti l'ha detto a me, non l'ha detto a te. Ecco, Noemi, vedi di recuperare subito, saluto Diego. Allora, Marcato, la Moretti e la Puppato sono sardine. No, no, dai, non definiamole così, che dopo si offende. Allora, vediamo. Questa intervista dovrebbe andare in onda in TV, specie la spiegazione su cosa servono le mani nel resto di cosa. Allora, andiamo su una questione che riguarda il tuo assessorato, no? Le aziende in questo momento sono in grande crisi, ormai questo lo sappiamo tutti, no? E anche oggi sui giornali, in particolar modo ho visto sul Gazzettino, c'è una grande richiesta di ripartire da parte delle aziende. Hai qualche previsione su quello che potrà essere il futuro dopo Pasquetta, se ci potrà essere una timida riapertura, se qualcuno potrà tornare al lavoro? Dal governo arriva qualcosa in più rispetto a quello che possiamo fare noi? La interlocuzione continua con rappresentanti del governo, una conferenza Stato-Regioni con il sottosegretario al MISE anche l'altro ieri sera ero in trasmissione con il sottosegretario Achille Variati agli interni. Allora, adesso sarebbe molto facile per me dire passata Pasqua e Pasquetta, insomma, le aziende devono riaprire, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, quello che io mi sento di dire è che bisogna avere l'avallo della comunità scientifica. Perché, allora, io sono convinto che aziende che sono in grado di lavorare lo debbano fare. Io ho degli amici imprenditori, lavorano nel settore metalmeccanico, hanno aziende grandi, dove dentro ci sono 10-15 addetti che lavorano a 10-15-20 metri di distanza l'uno dall'altro. Non hanno contatto con i fornitori, non hanno contatto con nessuno, lì con i presidi opportuni là potresti lavorare, anche se non è magari una filiera di quelle. Quindi io credo che passati questi giorni, anche di festa, anche se per noi cambia poco, però una riflessione da questo punto di vista va fatta, cioè le aziende che possono garantire la salubrità dei locali e la salute dei propri addetti e anche dei creditori stessi, credo che una piccola apertura vada fatta, sempre che la comunità scientifica ci dica che questo non è un problema, perché ragazzi io capisco la necessità, da una parte la necessità dell'economia di rimettersi in moto e dall'altra la voglia di ogni essere umano di uscire dal carcere, questo la capisco, però ragazzi immaginate che magari per fare un'apertura troppo anticipata, immaginare di dover ritornare nell'incubo e ripetere fin dall'inizio l'esperienza che stiamo vivendo, io credo che nessuno questo lo voglia. E allora siamo sentiti anche con Confindustria, loro pregano molto a questo punto di vista, io anche a loro ho detto sì, sono d'accordo purché si riesca a garantire A, la salute di chi lavora, B, l'interruzione di contagio. Con questi due limiti, con queste due premesse, possiamo immaginare di rimettere in moto almeno parte dell'economia. Sì, certo. E ho visto anche
un altro tema che riguarda le aziende, comunque riguarda il tema del lavoro, no? Ho visto che adesso il governo si sta muovendo con qualcosa che secondo me sarebbe fondamentale, ma più secondo tutti quanti, insomma, cioè il fatto di dare comunque un sostegno al credito, di garantire quello che è il credito per le aziende, no? Ieri si parlava del 90% del sostegno al credito con la garanzia dello Stato, adesso oggi si parla del 100%, quindi praticamente dei mutui, dei finanziamenti a tasso zero per le aziende, rimborsabili mi sembra in 8 anni, con la copertura totale da parte dello Stato. E tra l'altro si parla anche di dare questa copertura a quelle aziende che non potrebbero permettersi un prestito perché sono messe abbastanza male, in modo da non mettere in crisi quelli che sono i loro fornitori, i loro creditori, che non verrebbero pagati se queste aziende crollassero, quindi per non innescare una catena, diciamo un domino che potrebbe mettere in grande crisi tutto il sistema economico. E tu hai notizie in merito? Sai se questo è qualcosa che sta partendo? Se è solo il classico annuncio che abbiamo visto in questo periodo, oppure se è qualcosa che effettivamente sta per partire. Che è un'ipotesi su cui no, anche noi stiamo lavorando e io la settimana prossima porterò in giunta il primo provvedimento della più grande manovra fatta dalla Regione Veneto da quando esiste a favore delle nostre aziende. Questo lo voglio anticipare per chi ci sta ascoltando e guardando. E il governo sta anche lui lavorando su questa, è una cosa che noi avevamo chiesto al governo. Allora devo dire che sul credito, se noi ci riferiamo per esempio alla prima manovra fatta di 25 miliardi, 10 di quei miliardi sono riferiti al credito, cioè all'aumento di garanzia per le banche in modo tale che loro possano erogare poi i prestiti ai cittadini. Cioè non garantisci il cittadino, ma garantisci per la maggior parte della tua domanda, garantisce lo Stato. Il tema vero però è che non vorrei che succedesse quello che è già successo con la prima manovra, perché ad oggi non abbiamo ancora i decreti attuativi e ogni banca va per conto proprio. Ora, Esatto. lo so anch'io che le banche non sono, cioè, non sto attaccando le banche, ma il governo deve, nel momento in cui farà un'altra manovra, deve immediatamente renderla eseguibile questa manovra, perché altrimenti ogni banca, come dire, fa un po' gli affari propri, come è normale che sia. Per cui la richiesta che deve essere fatta al governo, che io ho già fatto, l'ho già scritta e mandata, è la seguente: decreti che rendano immediatamente esecutivo il provvedimento ed eseguibile nei fatti. Bisogna ribadire in maniera chiara e netta, perché l'hanno scritto, ma qualche baracca evidentemente non l'ha letto, che il costo dell'operazione per l'utente deve essere a costo zero. Ieri su Canale 5 Marattini spiegava che in realtà costo zero significa che bisogna attualizzare rispetto all'anno prossimo, ai 2 anni, agli 8 anni in scadenza, quando attualizzate il valore della moneta. Oh, via tutto, via tutto. Quando si tratta di economia, qua si deve essere molto chiari. Se è a costo zero, è a costo zero. Cioè, non è che Alberto Villanova mi dice: guarda, se dici per andare alla riunione passo io a prenderti, tanto passo di là, mica ti faccio pagare la benzina. Benissimo, passa, torna con io, mi dice, però 20 euro per la riparatura del bar, dammi, era già a costo zero. Ok? Ecco, deve essere a costo zero per le aziende. E questo va ribadito, e soprattutto va ribadito che tutto il sistema bancario deve in maniera omogenea erogare il credito. Cioè non è possibile che Marcato, che è cliente di Unicredit, faccio un esempio, per fare la moratoria non abbia interessi, abbia in 2 giorni. Alberto Villanova, che è cliente di UbiBanca, dico la sciocchezza, invece deve portare 24 documenti, si verifica gli interessi e la risposta le danno dopo 2 settimane. Cioè anche qua, siccome il coronavirus, ahimè, è uguale per tutti e purtroppo ha contagiato la nostra economia in maniera pesante, deve essere di intervento. Quindi mi aspetto dal prossimo provvedimento dello Stato, benissimo, le garanzie 90-100, perfetto, è quello che stiamo facendo anche noi, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma questi soldi devono essere usabili subito.
Sì, anche perché comunque un grido d'allarme che a me arriva da tanti imprenditori qui della zona è che in questo momento le linee di credito per le aziende, quello che dovevano essere già garantito col primo decreto marzo, in poche parole i fidi, i prestiti, compagnia già concessi, in questo momento sembra che in qualche caso vengano ritirati. Cioè è una situazione che sta mettendo in crisi le aziende che non hanno ricavi, non riescono in qualche modo ad avere la liquidità per pagare le fatture, si trovano con le linee di credito delle banche che erano già state approvate, che in questo momento sono in grande a rischio di essere tolte queste linee di credito, e quindi diventa un problema veramente grande. Ma la cosa che a me fa più incazzare è il fatto che vengono fatti questi annunci, cioè vengono fatti annunci che nessuno perderà il lavoro, nessuno, le linee di credito vengono garantite e compagnia, e poi la realtà dei fatti è che quando l'imprenditore o le persone vanno in banca non trovano queste realtà in maniera concreta, cioè non esistono queste cose che sono state proclamate fino ad oggi, e sta creando delle grosse storture su quella che è l'attività di queste aziende in questo periodo, che sono già in crisi nera. Che se avete situazioni particolari segnalatecele, perché allora io so che comunque il sistema bancario sta muovendo in linea massima bene, ma se c'è qualcuno che fa il furbo e in barba ai PCM, in barba ai decreti, non fa il proprio dovere, segnalatemelo pure perché noi interveniamo su questo. Non esiste che oggi in questa situazione, cioè in situazioni normali non mi interessa, nel senso che diventa un rapporto cliente, banca, ma in Certo. situazioni come queste non è tollerabile che qualcuno possa approfittarne o fare speculazioni o come dire, prendere il balzo per dare il credito a chi è nelle grandi, eccetera. So che sono cose rarissime, però se ci sono vanno assolutamente segnalate. Sì, questo è importante, anche se avete delle esperienze di questo tipo, scrivetemi pure anche in privato, che dopo io gliele giro a Roberto in modo da dare il suo assessorato, proprio perché non succedano delle cose del genere, perché dobbiamo sostenere l'attività delle nostre imprese. Assolutamente. Flavio ci fa una domanda: il ministro degli esteri, noto accademico, elargisce, pare senza averne titolo, milioni di euro a paesi stranieri, e poi non si trovano i soldi. Calma, calma, Roberto, respira, respira. Ok. Testate giornalistiche, leggo che l'Italia dà 50 milioni di euro per aiutare le aziende tunisine in periodo di coronavirus. Questo è. Dopodiché sulla pagina Facebook dell'ambasciata c'è il ringraziamento della Tunisia per questo aiuto in questo momento un po' particolare per le aziende tunisine in periodo di coronavirus. Ok? Quindi stiamo parlando di cose ufficiali. Io faccio un video perché rimango basito di fronte a questo e dico una cosa molto semplice. Ma cari signori del governo, davvero siamo messi così bene e abbiamo così tanti soldi che ce ne avanzano per aiutare gli altri paesi? A me sembra di no. Dico questa roba qua. Apri di cielo. Ma sei pessimista? Partono i troll del Movimento 5 Stelle e della sinistra. E fanno tutto questo video dicendo che è una fake news, che hanno smentito tutto, che sono soldi vecchi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa interessante. Primo punto, io che leggo un articolo in una testata autorevole, do per scontato che la testata e il giornalista abbiano fatto tutte le verifiche del caso. Mi spiego. Se domani mattina chi ci sta guardando prende il Corriere della Sera e in prima pagina c'è un'intervista a Trump, non è che voi chiamate la Casa Bianca e dite scusa, mi puoi passare Donald per piacere? Perché voi domandare se tu hai detto al Corriere della Sera se è vero oppure no, perché dovrei commentarlo. Non funziona così. Uno dà per scontato che
che se il Corriere della Sera scrive un'intervista a Trump, quella intervista corrisponda al vero, perché non sempre abbiamo la possibilità di verificare l'autenticità delle notizie. Cioè, se io su un libro scientifico leggo che il coronavirus è stato importato dalle mangrovie, io credo che sia importato dalle mangrovie, dopodiché scopro non è vero, non è un problema mio. Ecco, allora, primo punto è questo: io leggo il commento, non è che devo andare a verificare in Tunisia se sono arrivati i soldi o no. Quindi, cari troll, io commento notizie vere, che poi la fonte sia inaffidabile, ma è un altro problema. Un due, dicono, ma questi soldi, dicono, sì no, è vero marcato che ci sono i 50 milioni, ma sono frutto di accordi vecchi. Bene, allora su questo dobbiamo dire una cosa, oh ragazzi, gli accordi vecchi di fronte a emergenze come questa, anche il diritto internazionale ti consente di rompere gli accordi e di tenerti i soldi perché ovviamente hai una emergenza. E invece loro cosa hanno fatto? No, non solo hanno dato i 50 milioni alla Tunisia, ma hanno confermato anche 20 milioni alla Bolivia, cioè ne abbiamo così tanti che ne diamo 70, quindi chiedo scusa. Perché mi ha detto, Barcato, devi chiedere scusa alla fake news. Sì, a tutto il mondo che mi sta ascoltando, io chiedo scusa perché ho sbagliato. Non erano 50, erano 70 milioni. Ok, quindi chiedo scusa al mondo intero. Che poi, perdonatemi, che poi, sono stato incompleto. E adesso dico ai troll, visto che tanto sabato e domenica, e di solito voi sabato e domenica lo dedicavate alle pratiche umanistiche, ecco, scatenatevi pure ancora una volta contro il sottoscritto e fate l'ennesimo video. Tanto io vivo lo stesso, serenamente, beatamente, pacificamente. Amen. Ma più che altro, ok, la Tunisia che si può anche capire come lo fanno per accordi, siamo paesi vicini, ma la Bolivia? Lo danno per cosa? Per le foreste amazzonate? Ma neanche Alberto. Cioè, ma... queste sono cose che hanno un valore in tempo di pace. Cioè, sì, no, no, ma chiaro. Nel 2013 e poi nel 2017, poi le avevano ratificato nel 2018, a me sta bene, cioè la cooperazione, io sulla cooperazione internazionale farei delle riflessioni profonde, ma non è questo il momento. Ma dico, in tempo di pace, se tu fai degli accordi commerciali, abbiamo delle aziende che lavorano in Tunisia, questo significa export, sì. Significa import, significa comunque scambio commerciale, lavoro, dipendenti, va tutto bene, cioè tu individui un padre, anch'io stesso incontro come esponente della regione, ho incontrato la Russia, ho incontrato i paesi dell'est, ho incontrato anche la Cina, ho incontrato il Vietnam, e metti in piedi delle situazioni per agevolare lo scambio commerciale con questi paesi. Va benissimo in tempo di pace, ma in tempo di guerra, no, e questo non esiste, cioè tu devi interrompere tutte le linee di credito. No, ma su questo quello che deve essere rivolto a te che stai soffrendo, non abbiamo risorse infinite noi. No, ma questo è sicuro, però no, veramente non riesco a capire il discorso della Bolivia, però comunque. Vediamo la domanda seria. Andrea ci chiede un commento sul comportamento dell'Unione Europea, no? Che effettivamente oggi c'è un bellissimo pezzo di Nordio sul Gazzettino dove dice che praticamente questa è un'unione dove manca più che altro il cuore, no? Che è stato veramente infranto il sogno di quelli che erano stati i padri fondatori. Questo penso che pochi abbiano dubbi, forse sono solo quelli del PD che continuano a vedere un'Europa che funziona e continuano a dire che per quello che non va è colpa dei populisti e di Salvini e di noi brutti sporchi leghisti, anche se noi al governo dell'Europa non ci siamo mai stati, no? La tua espressione... Tu fai un discorso di cuore, manca la testa. Cioè, i padri fondatori, pur nel rispetto, però alla fine del percorso arrivasse ad essere, un tutt'uno, arrivasse ad essere un continente organizzato. Tipo gli Stati Uniti d'Europa. Sì, gli Stati Uniti d'Europa, fondamentalmente doveva essere quello. In realtà, dopo decenni e decenni di grandi discussioni, noi abbiamo una cozzaglia variegata di paesi che spesso e volentieri non solo non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma sono anche antitetici e che hanno un unico collante molto blando che è la moneta. Ma una moneta unica, senza i sottostanti
militari, che sono una fiscalità unica, una politica estera, un esercito unico, una politica di welfare unica, una politica sanitaria unica, la moneta unica diventa una, come dire, il bianco che dai a una casa è diroccata, apparentemente ti sembra nuova, in realtà è marcia. Questo è il tema. Tutti quei passaggi che avremmo dovuto fare non sono mai stati fatti, perché? Perché soprattutto in Italia, nei confronti dell'Europa, come facciamo sempre noi con tutto ciò che non è italiano, abbiamo una visione iconica, cioè diventano dei totem, come la Costituzione non si può toccare perché è un totem, l'Europa non si può, se tu criticavi l'Europa diventavi immediatamente anti-europeista, anacronista, fuori dalla storia, cioè, ragazzi, ma se una cosa non funziona, possiamo dire senza creare allarmismi che la cosa non funziona e si deve e si può cambiare? Noi l'abbiamo detto, sono 20 anni che lo diciamo. Adesso l'Europa ha l'occasione della vita. O è all'altezza del momento, oppure non ha nessun motivo di esistere. Ma questa volta però il piccone non sarà, come dire, il cattivo leghista che va a picconare l'Europa, ma sarà l'implosione, perché chiunque in Europa capirà che in un momento come questo il fatto che non ci sia una reazione all'altezza vuol dire che non serve a nulla. E se non serve a nulla questo organo che dovrebbe tutelarci tutti, mi chiedo davvero che cosa stiamo lì a fare. E poi non so se chi ci sta seguendo ha visto le notizie di oggi, ma sapete che l'Europa si era presa 15 giorni per decidere e questi 15 giorni scadono il 6 di aprile. Adesso sembra proprio che faranno scivolare la data a dopo Pasquetta, perché ancora non riescono a trovare una decisione. Sì, ma hai capito, Alberto, che lo vadano a dire a chi è in terapia intensiva, ma che lo vadano a dire a chi sta per essere intubato, alle aziende. La prima volta non hanno trovato l'accordo, hanno detto ci vediamo fra 10 giorni, poi 15, adesso 20, lo vadano a dire a loro, perché il tema è questo. Noi stiamo parlando di salvare da una parte vite umane e dall'altra parte economia, che, badate bene, significa salvare vite umane lo stesso, perché se l'economia non riprende, il problema non sarà più chi muore da coronavirus, ma il problema sarà chi muore a causa dell'economia. Ragazzi, di questo dobbiamo parlare. Allora, a questa Europa che fa queste cose con questa lentezza da bradipo, cioè, ragazzi, che lo vado a spiegare a chi sta male? Sì, è un qualcosa. Poi a me la cosa che veramente fa incazzare da morire è che è evidente la politica che stanno portando avanti alcuni stati, in particolare la Germania, ma perché fa da capofila, ma paesi anche più piccoli come l'Olanda, l'Austria e compagnia, che è una politica volta proprio a spolpare quello che è il nostro paese, cioè l'idea di farci firmare il MES, il Fondo Salva Stati, che non è altro che un cappio al collo del nostro paese. Perché ricordiamo, l'Italia è uno dei principali creditori verso il MES, cioè versa una montagna di miliardi di euro e poi per averne dietro una parte dovrebbe sottostare a quelle che sono delle regole che praticamente la spolperebbero, come è stata spolpata la Grecia nella crisi dell'euro del 2011-2012. Vedere questi stati, che sono stati dove non, le regole che hanno gli altri paesi europei non valgono, ad esempio quello su, che è la regola che ha l'Olanda dell'1% per le multinazionali che trasferiscono la loro sede fiscale lì, cioè che creano queste, da sempre aggirano le norme e l'Europa glielo concede, e in questo momento si mettono a volteggiare sopra di noi come degli avvoltoi in cerca di andare a spolpare il nostro paese. È qualcosa che a me fa veramente, sembra più quasi una dichiarazione di guerra rispetto a quello che dovrebbe essere l'Europa, cioè un'Europa basata sui popoli, sulla solidarietà, su comunque un meccanismo di sostegno alle nazioni che compongono questa unione. In realtà non è così, è solo un'unione dal punto di vista finanziario e siccome la guerra adesso non si fa più con i carri armati ma si fa con l'economia e con la finanza, questo sembra quasi una dichiarazione di guerra. No, ma vedi, il tema è questo, senso a chi ci sta ascoltando, chi comanda in Europa? Chiunque ti risponderà, la Germania e la Francia, ok? Vabbè, è evidente. È del tutto evidente che è così. Anche le capre barbare, non c'è dubbio. Bene, si deve sapere che con il MES, quindi oggi noi non contiamo praticamente nulla, noi, la Spagna, la Grecia, insomma, non contiamo assolutamente nulla. Ecco, bisogna sapere che con il MES
ti metti nella condizione che non solo non è facile come prima, ma c'è istituzionale per poter suoni singolo intervento, tu dai questa possibilità all'Europa di dire questo mi piace, questo no, questo va bene, questo no. Per cui a quel punto là sarebbe molto più serio dire: cara Europa, firmiamo il MES, ci dai 2 lire, ci dai il salario europeo e governate voi questo paese, perché sarebbe la cosa più semplice. E ripeto, già noi siamo in carenza di democrazia, perché che decidono sono sempre gli altri, anche al tavolo europeo. Se ci aggiungiamo il carico da 90 del MES, mi chiedo veramente che cosa serve un governo democraticamente eletto. Se facciamo prima, gestite voi la finanza e l'economia, perché altrove sapete, anche qua dire, sì, ma cosa c'entra l'economia e la finanza? Ragazzi, economia e finanza significa bilanci di previsione. Bilanci di previsione significa i soldi con cui noi facciamo i servizi, facciamo le strategie economiche, paghiamo gli ospedali. Se decide qualcun altro questa roba, tanto vale che qualcun altro governi anche il paese. Perché ci va bene, perché noi vogliamo, preferiamo essere. Il suo problema è, decidiamolo, facciamo un referendum, chiediamo agli italiani se vogliono il MES oppure no. Punto. Qua abbiamo un Andrea Amorone che dice: ancora a dire bugie, dite fammi parlare con me, con sto leghista. Qua, se vuoi scrivere qualcosa, siamo qua, mamma mia, siamo qua, dite solo bufale. Sentiamo la verità. Sempre, fatti sempre da voi. Questo è dice? Che sono accordi fatti da noi, immagino quello sue. Se ce lo di scrivere. Erika ci dice: grandiosi. Abbiamo anche Gianluca Forcolin collegato, eh? Abbiamo... No, per cortesia, Gianluca Forcolin, no, è un Paolo. Salutiamo il vice governatore del Veneto che è collegato. L'avremo nei prossimi giorni. Se ti ha risposto la sardina in Saor, no? No, sto guardando, vediamo. Comunque, veramente siete incapaci quelli della Lega. Sì, vabbè, ma questo lo sappiamo da mo che siamo incapaci. Cioè, che ci dica qualcosa di nuovo, no? Vuoi mettere le regioni, vuoi mettere la Calabria, ragazzi? Ma vuoi mettere la Campania? Ma stai scherzando? Quelle sì che sono regioni gestite, quelle incapaci della Lega. Ma stiamo scherzando, ho ragione. Sono d'accordo. Anche noi facciamo il possibile, no? Cosa dici? Forcolin Gianluca, buona giornata raga, grande il Forco, sempre presente. Allora, i padri fondatori avevano buoni intenti, scrive Paola, ma poi la pratica lontana anni luce. Beh, questo penso che sia evidente, cioè, comunque il pezzo di Nordio oggi sul Gazzettino, perché veramente adesso parlate dei 49 milioni rubati, vabbè, adesso andiamo proprio su un classico evergreen. Sì, questo è uno forte che ha degli argomenti forti, ci piacciono quelli forti, molto bravo. Allora, però diciamolo Alberto, ma... in realtà i 49 milioni 20 li ho io e gli altri 19 gli altri 30 li hai tu, insomma, quindi siamo partiti io e te, io andrò qui a casa se vogliono venire a vedere, insomma, sono qua, ecco. Sei più giovane, te l'ho lasciato un po' di più. Non dirlo proprio così apertamente. Comunque lui, questo continua a dire: rispondete a me, però se non ci fai la domanda. Qual è la domanda? Tesoro, oltre a essere... Allora, Andrea ci chiede: alcuni paesi hanno già implementato alcune tecnologie per monitorare le uscite delle persone. Detto che in Veneto ci comportiamo molto come altre zone, cosa pensa Marcato del fatto che il governo, per dare via ad un'app, ha costituito un gruppo di lavoro di 74 esperti? No, guarda, rispondo così: che noi ad oggi dovevamo avere in tutto il Veneto, nelle aree cosiddette bianche, dove non c'è grande interesse da parte delle aziende di telecomunicazione di fare infrastrutturazione digitale, avremmo dovuto avere oggi
tutto il Veneto coperto dalla banda ultralarga. E invece così non è, così non è, e siamo in ritardo di 2 anni, 2 anni, perché l'azienda che deve fare questa infrastruttura, che tra l'altro è altamente tecnologica e assolutamente non impattante, ha una iniziale a Treviso, un incontro voluto dai sindaci trevigiani, ha dichiarato che non, ha, che non riesce ad andare avanti perché tra le altre cose mancano le maestranze, cioè questi qua hanno vinto l'appalto pubblico e si sono evidentemente non avevano le maestranze per fare la banda ultralarga. Invece di farmi le app, che per carità va tutto bene, va bene, si fece male a me Alberto su quanto ore le faremo dietro le app, ma va bene, visto le app. Se mi avessero dato la banda ultralarga, oggi avremo tutte le case collegate, anche quelle sperdute in montagna o in mezzo a nulla, e anche la piccola aziendina che magari fa parte di una piccolissima area artigianale nell'ultimo comune del mondo, avrebbe avuto la banda ultralarga. Invece così non è, però fanno le app. Beh, complimenti, non mi piace. No, no. Forse io e te non siamo proprio il massimo come incaricati per fare un'app, visto i problemi di collegamento. Allora, Lombardia deve ringraziare a voi che avete tagliato la sanità. Allora, scienziato, sempre lui, perché questo Andrea Amarone, ok, mi devi spiegare, perché allora, Lombardia, Veneto e Lombardia sono le regioni in Italia che hanno la miglior sanità, ma non lo diciamo noi, ce lo dicono gli altri, perché ogni anno il governo... Anche Emilia Romagna, sì. Il governo stila un elenco di chi riesce a dare la migliore sanità e guarda caso il Veneto è sempre al primo posto. E allora la Lombardia è un'altra regione che dà servizi di assoluta eccellenza a livello sanitario. Allora, per piacere, io voglio sapere in Campania, in Lazio che è governato da il segretario del PD, mi spiegate com'è la sanità nel Lazio o in altre... In Calabria non hanno il bilancio della sanità. E questo viene fuori, la Lombardia deve ringraziare a voi. Non so da dove viene sto qua. Ma se per caso è Veneto, guarda che l'amico tosto qua. Io gli voglio talmente bene. Se è pure a curarsi a Reggio Calabria. Che vada a curarsi a Reggio Calabria. E vedremo quanto bene che stanno. E ci dice parlate, dite la verità. Ma fantastico. Io direi che abbiamo dedicato anche troppo tempo. A, sì. A Marone è vero. Abbiamo dedicato anche troppo tempo. Basta così. Ecco, allora, questo è un tema che ci pone Terenzio. Allora, bisogna uscire dall'Europa, dobbiamo avere la nostra moneta fuori subito. Questo è un tema che è sicuramente, diciamo, la pancia di tutti noi in questo periodo, secondo me. Io però su questo devo essere sicuro. Io non sono mai stato contro l'Europa. Infatti. Io sono assolutamente convinto che l'Europa serva. Convinto che con gli Stati d'America piuttosto che con l'Africa è una struttura che sia all'altezza. Cioè noi dobbiamo avere un'Europa così forte che quando va a trattare con Trump sui dazi, Trump si è stretto a mediare. Questa è l'Europa che immagino io. Io immagino un'Europa così forte che quando iniziano i flussi migratori verso l'Italia, l'Europa, non l'Italia, ma l'Europa, perché a quel punto il confine sarebbe un confine di pertinenza europea, non più italiana, l'Europa interloquisca con l'Africa per dire no signori, noi facciamo il primo soccorso perché è un dovere umano, umanitario, e ci mancherebbe che qualcuno pensi di lasciare in mare qualcun altro, dopodiché la gestione la dobbiamo concordare. Io voglio questa Europa, io voglio un'Europa che quando parla con la Cina sia in grado di parlare alla pari. Oggi questa Europa non è così, punto, non è così. Quindi io non sono contro l'Europa e non sono nemmeno
per il ritorno alla lira, che trovo anacronistico e antistorico, perché se oggi è fragile l'Europa, figuriamoci se l'Italia da sola può, come dire, parlare alla stessa altezza con altri leader internazionali. Ma questa Europa non va bene, va completamente rifondata, va data anche una... Cioè, io immagino un'Europa dei popoli, cioè dove la diversità, la mia peculiarità di Veneto venga assolutamente tutelata, però nello scacchiere internazionale ci sia una organizzazione in grado di interloquire alla pari. Questa è l'Europa che immagino io, dove le diversità siano tutelate e premiate, ma poi ci sia un'unicità nel momento in cui bisogna decidere su temi internazionali. Questa è l'Europa che sogno io. Però bisogna ricordare anche qualche sardino, che magari è anche collegato adesso, che ad esempio la decisione di non avere un ministro unico per gli esteri dell'Unione Europea, ma di lasciare che ogni Stato vada avanti con il proprio ministro degli esteri, non è una decisione che hanno preso gli sporchi leghisti e compagnia, ma è una decisione che è stata presa da quelli che hanno sempre governato questa Europa. Cioè il fatto di non arrivare a un'Unione Europea forte dal punto di vista di presenza non è stata una decisione nostra, di noi leghisti, è stata una decisione di quelli che sono là al governo e che sono tornati l'ultimo giro grazie ai voti dei 5 Stelle, perché sta roba qua ogni tanto bisogna anche ricordare. C'è bisogno anche delle robe. Allora Mirta, siamo a casa dal 24 febbraio dalle scuole, senza stipendio, ci occupiamo di bambini disabili a scuola, le COP non chiedono cassa integrazione per noi perché non prevista, che me lo spieghino, tutti coloro che sono a casa senza stipendio devono essere tutti uguali, e questo è assolutamente vero. Anche queste, cioè il fatto che i lavoratori che escono dai sistemi di protezione dello Stato, e lui ha detto proprio a chiare lettere, ha detto che è un ristoro anche a questo tipo di categorie. Achille Variati è una persona per bene, si sa assumere le proprie responsabilità, io spero che il governo su questo lo segua, insomma che l'impegno preso venga mantenuto. Sì, assolutamente. Ardues ci chiede: adesso la Germania è terrorizzata perché ha capito che gran parte degli italiani vogliono uscire dall'euro e hanno giocato le loro carte, non sanno più come muoversi, l'Italia è una potenza. Ma io sinceramente, se l'Italia è una potenza, diciamo che purtroppo abbiamo un po' un complesso di inferiorità nei confronti degli altri paesi europei. Perché fino a prova contraria l'Italia è la seconda potenza manifatturiera del nostro continente, è il secondo stato a livello mondiale per risparmio privato, è un grandissimo mercato di sbocco per tutte le merci che vengono prodotte in Germania, in Francia, negli altri paesi europei. Quindi avere un'Italia che inizia magari a smettere di comprare, che comunque si chiude, che va in crisi, non è qualcosa che porta grande successo alle aziende tedesche o che porta grande benessere alle aziende francesi o degli altri paesi o quelle olandesi. Quindi ogni tanto bisognerebbe far capire a questi che se l'Italia va in crisi non è che loro stiano tanto meglio. Questo, ci fosse di orgoglio, beh, io parlo, faccio un po' più di orgoglio territoriale. Io anche al mondo, vabbè, volete vero? Fatevi voi Venezia, Farena, fatevi voi il Colosseo, fatevi voi il mare siciliano, fatevi voi le calle sarde, fatevi voi la pasta, fatevi voi la pizza, perché hanno provato a farne, ma fa cagare, è inutile che diciamo, certe cose le facciamo noi, le facciamo solo noi. Il Made in Italy è un presidio di qualità che non è replicabile in altri paesi. Cioè solo per questo noi dovremmo essere considerati il centro del mondo, perché abbiamo una capacità nella nostra testa, nella nostra fantasia di fare cose che gli altri paesi ci copiano, a volte copiano anche bene, ma sempre ci copiano. Cioè se tu vuoi, io per esempio sto lavorando da anni sull'area di Porto Marghera per dare a quell'area lo sbocco imprenditoriale che merita, e stiamo facendo veramente un lavoro straordinario. Ma
ci sono anche altri paesi dove c'è la piccola Venezia. Ma che piccola Venezia! Venezia, Venezia, appunto, l'arena di Verona, l'arena di Verona, il Colosseo, cioè, Pompei, dove la vuoi replicare Pompei? Ma dove replicare? Non è replicabile la capacità della cucina, i sapori della cucina siciliana, ma dove li vuoi replicare? La pizza napoletana, dove la vuoi replicare? Sì, la puoi fare anche a Bruxelles, per carità, ma non è quella di Napoli. Allora noi dovremmo essere più forti di questa nostra capacità, più forti. E noi abbiamo sempre questo atteggiamento di suddito, per cui quando andiamo all'estero, loro sì che sono bravi. A far cosa? A fare che cosa? Avranno anche gli altri paesi, per carità, hanno delle cose straordinarie. Ma su temi come quelli del cibo, della moda, delle auto, del manufatturiero, noi non abbiamo eguali al mondo, e questo lo dobbiamo urlare finché non lo capiscono. Esattamente, guarda, Andrea ci dice: le regioni dove la sanità è commissariata, Campania, Lazio, Calabria e Molise. Andrea, Facebook sei grande, vado da un'altra parte a contare monade. Beh, su questo può partire anche una ola. Tra l'altro, Campania, Lazio, Calabria, Molise, non so, quando sono state commissariate non mi sembra fosse gli sporchi. Almeno 20 anni da leghisti. Sì. Diciamo che ci atteniamo, una volta lo fa Matteo, una volta lo fa anni che gestiamo noi, già diciamolo, questo segreto uno mai. Di sanità di queste regioni le abbiamo sempre gestite noi quattro, io, Matteo Salvini, Alberto Villanova e Luca Zaia. Ma io adesso però vorrei chiudere veramente con l'ultima battuta dell'amico sardino Andrea Marone. Fermati, siediti, sta lì e ascolta. Da voi, ma chi viene da voi? E qui parte l'applauso. Grande numero. Questa è la dimostrazione dei troll che scrivono sui social. Top di gamma. Apro la bocca per dare un po' di aria ai denti e basta. Perché se questo qua non sta, ci sono decine di migliaia di persone certificate e dico poverine che sono costrette a fare 1000 chilometri per andare a curare. Lui dovrebbe vergognarsi di rispettare quella 80 anni che è costretta a partire dalla Calabria per venire a Padova o per venire a Milano a farsi curare. Questo signore dovrebbe solo stare zitto per il rispetto di quella signora. Vergogna di ignorante come una capra. Sì, anche perché dopo gli facciamo sommessamente notare che non è che vengono, tralasciando la parte sanitaria, cioè che la gente viene da noi per farsi curare dalle altre regioni, ma la regione Veneto è la prima regione italiana per turismo, 17 miliardi di indotto con il turismo. La seconda in Europa. E quindi non so, magari se, insomma, ti informi, non so se il termine bueade magari può entrare. Sì, no, no, hai ragione, però secondo me ci voleva, dai. Sì, l'importante è che lo vai a tutto. Per gli altri vabbè, dai, lasciamolo perdere. Il Veneto ha sempre mantenuto mezza Italia. E con questa considerazione di Monica possiamo assolutamente chiudere e ringraziare tutti quelli che sono collegati. Anche, abbiamo veramente tanti fan che ci seguono. Anche questo appuntamento del sabato, che ormai è diventato qualcosa che deve restare. Quindi sabato prossimo ti rivolgiamo qui, Roberto, per un'altra puntata del. Ringraziamo tutti quanti e vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, state a casa, non molliamo, teniamo duro, dai, che se teniamo duro ne usciamo fra poco tutti assieme, vero? Viva il Veneto! Sempre viva il Veneto! Ciao ragazzi, buon fine settimana!